Bentornati e buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del nostro tema del giorno. Oggi, come avete visto, abbiamo parlato e parleremo di vaccini più che altro in provincia, quindi focus sulla provincia di Verona. Proseguono infatti le somministrazioni, ovvero 70 e ovvero 80. La settimana scorsa abbiamo visto con il vice sindaco che ha aperto l'hub vaccinale di Nogara, poi quello di Bosco Chiesanuova, ieri ha aperto l'hub, il centro vaccinale al Palariso di Isola della Scala. L'obiettivo ovviamente è arrivare a completare almeno il primo ciclo di somministrazioni per gli over 80. Intanto anche i medici di base venerdì partiranno con le vaccinazioni a domicilio per quei pazienti, per gli assistiti che non possono muoversi da casa, e sono 154 invece le farmacie veronesi che hanno dato la propria disponibilità per effettuare le vaccinazioni in farmacia in seguito all'accordo tra Ministero della Sanità, Federfarma e Assofarm. E allora, proprio per parlare di questo, siamo in collegamento con Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona. Buongiorno Elena. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora, dunque, dottoressa, come dicevamo in apertura, le farmacie sono disponibili come luoghi per effettuare le vaccinazioni. Ecco, solo nella provincia di Verona sono 154 le farmacie che si sono dette pronte a effettuare questo servizio, ma innanzitutto la domanda che sorge spontanea è questa: insomma, come funzionerà e quando si arriverà appunto a queste vaccinazioni in farmacia? Allora, buongiorno a tutti. Dunque, innanzitutto l'accordo quadro, che è stato naturalmente firmato il 29 marzo scorso, ha dato l'opportunità alle farmacie di entrare in un protocollo importante, che è il protocollo appunto di messa a disposizione delle sedi farmaceutiche come sedi vaccinali. È stato un passaggio veramente importante, veramente diciamo di grande significato per la nostra professione e soprattutto di significato del ruolo che le farmacie svolgono sul territorio italiano, devo dire, quindi non soltanto nella nostra provincia, ma devo dire in tutta Italia, con un numero importante di adesioni. Siamo circa 11.000 in Italia ad aver dato appunto la disponibilità al comandante Figliuolo di appunto avere a disposizione le farmacie appunto come sedi vaccinali. I tempi non saranno ristretti, però, perché di fatto in questo momento le farmacie si stanno in primis formando, quindi il farmacista sta eseguendo sotto appunto il patrocinio e sotto il controllo delle consulte regionali, degli ordini, quindi dell'ordine dei farmacisti di Verona in questo caso, tutta la partita formativa. La partita formativa è una partita importante del cosiddetto farmacista vaccinatore. Quindi prima siamo in attesa appunto di capire come l'accordo quadro nazionale verrà recepito dalla Regione Veneto, e dopo che la Regione Veneto si sarà espressa in questi termini, partiremo con l'organizzazione vera e propria della sede logistica vaccinale, dopo la nostra formazione, naturalmente. Certo. Ecco, funzionerà sempre, insomma, per ipotesi, insomma, come con la prenotazione, immagino. Sì, allora, sicuramente la prenotazione è stato già un altro passaggio assolutamente importante, che ha snellito alla grande quello che era l'accesso al sito, non tanto per quel che riguarda diciamo l'accesso vero e proprio, perché di fatto si tratta dello stesso sito della regione, ma ha fatto in modo di dare una mano importante, appunto la prenotazione attraverso le farmacie, a tutte quelle persone che non hanno dimestichezza con la digitalizzazione e che di fatto trovano difficoltà nel poter prenotare la propria vaccinazione dal sito, da un computer a casa. Quindi mi viene da dire, naturalmente, le persone più fragili, gli anziani che non hanno figli appunto vicini, e quindi coloro che non hanno banalmente la stampante a casa per stampare i documenti da portare poi nella sede vaccinale, compresa appunto il foglio dell'anamnesi medica. Quindi di fatto tutta questa partita gestita dalla farmacia è stata una grande opportunità di mettersi a disposizione da parte nostra alle categorie più fragili e di essere veramente di aiuto alla cittadinanza in difficoltà. Per quello che riguarda poi la partita delle vaccinazioni, che appunto stiamo aspettando, per la quale stiamo aspettando come verrà realizzata nelle nostre farmacie di Verona Provincia, ci sarà sicuramente una partita di prenotazione e poi tutta un protocollo molto rigido e molto preciso che verrà eseguito dalle nostre ad oggi 154 farmacie di Verona Provincia. Mi permetto di ricordare che di queste 62 sono rurali, e questo è stato un passaggio assolutamente importante.
Certo. Ecco, adesso parlando invece un po' di delle criticità che si potrebbero presentare, insomma, alle farmacie una volta che si entrerà poi in funzione con il servizio di vaccinazioni. Ecco, secondo lei quali potrebbero essere i problemi che si potrebbero presentare ai farmacisti? Ma di fatto il problema sarà di fatto un problema logistico di spazio, nel senso che come voi sapete, così come nel protocollo dell'esecuzione dei tamponi, la farmacia deve riservare un'entrata ed un'uscita diciamo specifica per coloro che afferiscono alla farmacia per questo servizio. Così anche per le vaccinazioni la problematica più rilevante sarà quella di gestire gli spazi, perché non tutte le farmacie hanno ampie metrature, non tutte le farmacie hanno disponibilità di avere ingressi ed uscite separati. Pertanto, questa problematica noi l'avremo in ogni caso e potremo risolverla però in un ampliamento del protocollo, o meglio in una visione ben precisa del protocollo che dice che si può effettuare la vaccinazione o in strutture esterne afferenti alla sede farmaceutica, quindi i gazebi che utilizzavamo appunto che stiamo utilizzando in molti per le vaccinazioni, possono essere naturalmente utilizzati per i tamponi, scusate, possono essere utilizzati anche per le vaccinazioni, così come per esempio eseguirle a farmacia chiusa, quando si è lontani appunto dalla confusione o comunque dalla normale esecuzione del nostro lavoro professionale e possiamo dedicare spazi, tempi e naturalmente maggior silenzio e precisione anche nel collaborare con il cittadino alla stesura del consenso informato, alla stesura della partita, diciamo tutta quella partita burocratica importantissima che sta alla base dell'esecuzione del vaccino. Assolutamente, beh, insomma, noi adesso vedremo come si evolverà la situazione, però quello delle farmacie è assolutamente un aiuto fondamentale, importantissimo, e quindi insomma speriamo che poi si attivi velocemente questo servizio. Noi, dottoressa Vecchioni, la ringraziamo, grazie per essere stata con noi, alla prossima. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Benissimo, allora vi salutiamo anche noi e vi diamo appuntamento allora domani mattina, come sempre alle 12:15, con i nostri temi del giorno per Buongiorno Verona. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.